Ciao a tutti! Oggi prepareremo la spigola al cartoccio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono spigola squamata ed eviscerata, acqua, pomodorini tagliati in quarti, aglio, olive nere, sale, pepe, prezzemolo, origano e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'origano, il prezzemolo, il sale, il pepe e l'aglio. Ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte in una ciotola. Adesso condire la spigola con il trito. Mettiamo i pomodorini. Le olive, irroriamo con un filo d'olio, e chiudiamo con la carta da forno. Posizioniamo all'interno del varoma. Mettere l'acqua nel boccale, chiudere con il coperchio, posizioniamo il varoma con la spigola, chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 40 minuti, temperatura varoma, velocità 2. La spigola è pronta. Lasciamola intiepidire prima di impiattare e servire. Spigola al cartoccio. Grazie e alla prossima ricetta.